siamo al Diva di Giugliano in Campania, un posto davvero molto molto suggestivo, molto particolare, bar, ristorante, pizzeria, davvero un po' di tutto, e sono in compagnia del presidente dell'associazione Amami, Daniele Somma, e del capo barelliere sempre di Amami, Fabio Terrinone. E allora iniziamo dal presidente, mi sembra giusto. Allora presidente, che cos'è Amami innanzitutto? Amami è un acronimo, viene da Associazione Mariana Assistenza Malati d'Italia, è un'associazione fondata 55 anni fa quest'anno, compie qui 55 anni, dalla fondatrice, la signora Follieri, che avendo perso una figlia e il marito a poca distanza ebbe una sorta di crisi mistica, per cui ebbe come missione quella di fondare un'associazione per portare gli ammalati gratis, ammalati poveri, a Lourdes. E così è nato tutto, e da 55 anni tanti prima di noi l'hanno fatto, mio padre, suo padre. Voi siete l'unica associazione italiana che portate gratis i malati? A quanto pare sì, fa parte del nostro DNA adesso, è importante perché chiaramente tutto l'anno siamo impegnati a recuperare fondi. Portiamo circa 140 ammalati a ottobre e una cinquantina a luglio nei due pellegrinaggi che facciamo. Chiaramente questo comporta un grosso impegno. E di questo, presidente, ne parleremo tra pochissimo, come avviene il ricavato e come avviene il vostro sostegno a certe iniziative, a certi progetti. Però volevo chiedere prima a Fabio. Fabio, tu che sei capo barelliere, ecco, quando andate lì proprio sul posto, mi spieghi un po' che cosa avviene, che cosa succede, che cosa fate insieme anche a tutti i volontari? Dunque, il pellegrinaggio inizia dalla stazione. Noi accogliamo e assistiamo gli ammalati durante il viaggio che ci conduce chiaramente a Lourdes. E è un viaggio stupendo, meraviglioso, anche perché il tutto accade proprio sul treno. Trascorriamo più di 26 ore quasi di viaggio, e tutto questo lo facciamo con diversi step, quindi anche dalla processione, dalla Santa Messa durante il viaggio proprio sul treno. Una volta che arriviamo a Lourdes, ognuno di noi, ogni volontario, ha un diverso compito. Durante i 4 giorni di permanenza assistiamo e accompagniamo naturalmente il nostro fratello ammalato e anche i pellegrini durante le varie funzioni, ne sono diverse. Partiamo col flambeau, alla processione eucaristica, alla messa internazionale, fino poi anche arrivare a un evento goliardico, quella della festa appunto degli ammalati. È una festa che si tiene appunto in ospedale, dove trasformiamo questo ospedale in un palcoscenico dove proprio stessi, naturalmente, i nostri fratelli ammalati si esibiscono in una, come se fosse una corrida, dilettanti allo sbaraglio. E lì è il vero momento anche di distrazione da quello che è il proprio, dal proprio male. Complimenti davvero a tutti, fate un lavoro straordinario. Vorrei nominare anche Angela Immacolata, Francesco e Salvatore, che sono alle mie spalle, per davvero il vostro volontariato. E con il presidente capiamo come vengono ricavati questi fondi per aiutare i malati. Vi avvicinate quindi ai progetti soprattutto di spettacolo, di teatro, e quindi arriviamo alla compagnia I 115, con quel folle di Aurelio Magnetti, amico di tutti, grande regista e attore, vero presidente? Assolutamente sì. Che quest'anno hanno portato in scena insieme alla compagnia Un fantasma per due, e voi sarete in scena e il ricavato sarà devoluto ad Amami 1 e 2 marzo al Teatro Alfieri di Marano. Perfetto, è uno dei tanti modi che noi cerchiamo per recuperare fondi. Chiaramente questo è quello che ci dà più lustro, perché uniamo l'arte di loro, attori, di Aurelio pure, va, diciamo l'arte pure di Aurelio, e, no scherzo, perché è un nostro valido barelliere, e ci uniamo l'utile al dilettevole, un fatto bello con il fatto di portare poi gli ammalati a Lourdes. Questo è fondamentale. Bello, fondamentale davvero. E allora andiamo da questi folli della compagnia I 115 con una commedia tutta da ridere, e loro sono qua, sono anche loro al Diva, quindi vado a trovarli, e stiamo parlando di tutta la compagnia dei 115.
Ed eccoli qua, tutta l'allegra compagnia dei 115, capitanati da Aurelio Magnetti, che è un po', lui è il regista, quindi lo possiamo dire, colui che dirige tutta la compagnia. Con questa commedia, Un fantasma per due, che ritornerà al Teatro Alfieri l'1 e il 2 marzo, soprattutto perché il ricavato sarà dato all'associazione, come abbiamo detto, Amami. Aurelio, ritorniamo in scena. Infatti replichiamo proprio per l'associazione Amami, il cui ricavato andrà a portare gli ammalati a Lourdes. Insieme a me la regia è anche di Ciro Scherma e gli autori sono Mirko Delle Cese, Emiliano Ventura, io e lo stesso Ciro Scherma. Con me ci sono i miei collaboratori. Diciamoli velocemente tutti. Sì, dai. Sì, dai. Incomincio da Michele D'Onofrio, Angelo Imperatore, Franco Zenna, Marianna Barone, Elena Tonti, Tiziana Bruno, Rosario Barra, Chiara Imperatore, Luana Migliaccio e Diego Consiglio con Ciro Scherma. Ancora inoltre che i costumi sono di Rosaria Di Guida e il trucco è di Daniela Bovenzi. Una grande mattatrice, lo posso dire? Elena Tonti, Elena, parlami, tu in scena sei un vulcano, davvero, lo dico perché ho visto la commedia, e quindi Elena davvero un vulcano, non per toglie, sono tutti bravissimi. Parlami proprio velocemente un attimo di quello che succede in scena di questa commedia, Un fantasma per due, divertentissimo. Ti ringrazio innanzitutto per i complimenti. Praticamente niente, noi andiamo a affittare questa casa e in questa casa ci dovrebbe stare un ipotetico fantasma e io diciamo che forse sono l'unica della famiglia che non crede che ci sia questo fantasma. E poi è una cosa tutta da vedere. È vero, ha ragione Elena, è da vedere. Quindi diamo l'appuntamento anche perché fate del bene, ricavato all'associazione Amami. L'appuntamento è, Aurelio? 1 marzo, 2 marzo al Teatro Alfieri Marano, via Tagliamento, Civico 8. Vi consiglio di non perdere Un fantasma per due. Termina qui una nuova puntata di Eventi in Anteprima TV. Se volete riguardare la puntata potete farlo su anteprimatv.com.